Liam Nelson usava i mezzi pubblici quasi tutti i giorni. L'uomo lavorava come manager in una piccola società commerciale e l'ufficio era lontano da casa sua. La paga non era esagerata, ma Liam era cresciuto in una famiglia povera e gli era stato insegnato presto ad apprezzare ogni dollaro che poteva guadagnare. Suo padre era morto a causa di un terribile incidente d'auto causato da un guidatore ubriaco. Liam aveva appena compiuto 5 anni e ricordava ancora le lacrime sul volto di sua madre Amanda dopo aver ricevuto la terribile notizia. Da quel momento Liam non sopportava di vedere qualcuno piangere, lo riportava sempre a quel momento pieno di dolore. Dopo aver seppellito suo marito, Amanda non si riprese mai dal lutto. Cercò comunque di fornire a suo figlio tutto ciò di cui aveva bisogno, lavorava instancabilmente riuscendo a destreggiarsi tra più lavori alla volta. Faceva la cameriera in un bar di giorno e la donna delle pulizie il pomeriggio. Poi, tornata a casa, preparava la cena a suo figlio e si recava in sartoria al suo terzo lavoro. I soldi sembravano non bastare mai, ma la madre non si lamentò mai. Non si prese mai neanche un giorno libero, non poteva permetterselo. Crescendo, Liam imparò ad aiutare sua madre ogni volta che poteva e si trovò anche il suo primo lavoretto. Si prendeva cura dei giardini dei vicini, li teneva puliti dalle foglie secche in autunno e dalla neve in inverno e li innaffiava nelle calde giornate d'estate. Consegnava anche i giornali nel quartiere e con questi due piccoli impieghi riusciva a sollevare un po' sua madre dalle spese. «Sei il mio piccolo aiutante», gli diceva Amanda. «E sono molto orgogliosa di te». Dopo la morte di suo marito, la donna non poteva lasciare che un altro uomo entrasse nella sua vita e ha dedicato tutta la sua attenzione e il suo affetto a suo figlio. Liam è stato spesso preso in giro a scuola per i suoi abiti di seconda mano, ma non ha mai litigato con nessuno o creato problemi per non pesare su sua madre. Il tempo è volato velocemente. Liam si è diplomato al liceo e ha iniziato subito l'università. Studiare non era mai stato un problema per lui e all'università aveva lasciato i suoi professori di stucco. Era uno degli studenti migliori del suo corso e tutti erano sicuri che avrebbe fatto grandi cose. Dopo la laurea, Liam aveva trovato lavoro in una piccola azienda di vendita di apparecchiature informatiche, ma l'aveva rifiutato davanti agli occhi increduli di tutti i suoi compagni di corso. Nessuno di loro riusciva a capire perché il promettente giovane uomo avesse rifiutato un'irripetibile proposta da una delle aziende più in vista di New York e avesse invece preferito rimanere nella sua cittadina dell'Iowa settentrionale. Ma Liam aveva le sue buone ragioni per fare un passo indietro e mettere in pausa il suo futuro. Sua madre, che si era presa cura di lui per tutta la sua vita, era gravemente malata e lui non poteva lasciarla proprio adesso. Così, nella sua cittadina di provincia, Liam iniziò a costruire la sua carriera in una piccola azienda. Essendo un lavoratore responsabile e diligente, Liam non era mai in ritardo al lavoro e usciva sempre di casa presto per accertarsene. Ma quel giorno tutto sembrava dover andare storto fin dall'inizio. Tutto iniziò prima ancora che l'uomo uscisse di casa. Sua madre non si sentiva bene e lui aveva fatto tardi perché doveva aiutarla a prendere le medicine, ma Amanda non era l'unico motivo per cui Liam era in ritardo. Le sue gambe erano coperte di ferite e ustioni e anche se non voleva dire dove e in che modo se le fosse procurate, quella mattina gli facevano così male che l'uomo non riusciva proprio a camminare velocemente. Non poteva fermarsi o andare da un medico, non poteva nemmeno permettersi l'intervento di sua madre. Era determinato a soffrire in silenzio. Così, con il viso contorto in una smorfia per il dolore, Liam era salito sull'autobus e si era seduto su un posto libero. Era l'ora di punta e alla fermata successiva salirono decine di persone, tutte di corsa, come Liam. Non c'erano posti a sedere per tutti e diverse persone stavano in piedi. L'autobus viaggiava spedito e il dolore di Liam sembrava essersi un po' affievolito quando l'uomo decise di chiudere per un momento gli occhi e riposarsi prima di arrivare a destinazione. Non poteva sapere che proprio in quel momento una donna di nome Vanessa Collins lo stava osservando da vicino. Per una sfortunata coincidenza, la signora Collins, una donna sulla sessantina, non era riuscita a trovare un posto a sedere e trovava vergognoso dover viaggiare in piedi mentre uomini giovani come Liam se ne stavano comodi sulle loro poltrone a schiacciare un pisolino. Alla signora Collins non piaceva usare i mezzi pubblici, ma quella mattina non aveva scelta perché la sua macchina era in officina. La donna guardò il giovane con evidente disapprovazione, poi la sua irritazione raggiunse il culmine.
Questo ragazzo così giovane e forte non ha il minimo rispetto per gli anziani! Commentò ad un tono di voce così alto che tutto l'autobus si girò a guardarla. Liam trasalì e aprì gli occhi. Incontrando gli occhi della donna arrabbiata, arrossì profondamente e si voltò verso il finestrino, ma la signora non aveva intenzione di arrendersi. «Beh, non dici niente?» lo incalzò. «Tua madre non ti ha insegnato la buona educazione!» C'era un silenzio opprimente sull'autobus che ogni tanto veniva interrotto dal rumore del motore acceso e dal fruscio delle gomme sul marciapiede. Tutti fissavano Liam, che appena poté si alzò dalla sua poltrona con una smorfia di dolore e decise di scendere, nonostante fosse ancora distante qualche fermata dal suo ufficio. Mentre si aggrappava alla ringhiera zoppicando verso l'uscita, la signora Collins, soddisfatta, si sedette avidamente sul sedile vuoto. In quel momento uno dei passeggeri seduti davanti all'autobus guardò Liam ed esclamò con sorpresa: «Ma non è l'uomo che ha salvato tutte quelle persone dall'incendio al centro commerciale la settimana scorsa?» A quelle parole tutti i passeggeri si sono immediatamente rallegrati. Tutti volevano guardare l'eroe che non aveva avuto paura e che era riuscito a salvare tutti quei completi sconosciuti da un edificio avvolto dalle fiamme. Ma nessuno era più scioccata della signora Collins. Le lacrime le rigavano il viso mentre realizzava di aver appena umiliato l'uomo che aveva salvato la sua unica nipote dall'incendio. Quel fatidico giorno, Vanessa Collins doveva sbrigare delle commissioni. Era una donna d'affari di successo ed erano giorni impegnati e non pensava ci fosse niente di male a lasciare che Tina, la sua nipotina, andasse da sola al centro commerciale a comprare un abito per il ballo di fine anno. Ha saputo dell'incendio solo quando ha ricevuto una chiamata dall'ospedale, dove Tina era stata portata per degli accertamenti. Trovandosi proprio dove era divampato l'incendio e nel cuore dell'edificio, i medici avevano paura che potesse avere un'intossicazione da monossido di carbonio. Per fortuna, alla fine, la ragazza stava bene e poté tornare a casa dopo un paio d'ore in pronto soccorso. Fu allora che raccontò a sua nonna del misterioso eroe che aveva salvato tutti, compresa Tina. L'aveva soccorsa e portata fuori dall'edificio in braccio, salvandola dalle fiamme. Ovviamente la signora Collins aveva cercato l'eroe immediatamente. Ora, invece, c'era quest'uomo che si avvicinava ostinatamente verso l'uscita senza prestare attenzione alle sue parole e umiliazioni. «Ma aspetta, giovanotto!» gridò la donna tra le lacrime. Si alzò con uno scatto e in pochi istanti lo raggiunse. Liam si girò a guardarla. «Voglio scusarmi, mi dispiace», mormorò la signora Collins. «No, non c'è problema. Avrei dovuto cederle il posto dall'inizio, ha ragione», disse Liam liberandosi la mano e scendendo dall'autobus. Ma la signora Collins era determinata a non lasciare correre, così lo seguì giù dall'autobus in strada. Lo fermò di nuovo e gli chiese di ascoltarla. Si scusò ancora una volta, poi gli disse di Tina e di come le aveva raccontato di essere stata salvata da lui. «Tu l'hai salvata e non potrò mai ringraziarti abbastanza per questo», mormorò con le lacrime agli occhi. «Mia nipote è tutto ciò che ho e devo la sua vita a te». Liam guardò attentamente la donna di fronte a lui e poi le sorrise. Non era arrabbiato. Sapeva che la signora Collins aveva ragione, in teoria, aveva solo sbagliato il modo e si erano senza dubbio incontrati nella mattina sbagliata. Quel giorno Liam non andò in ufficio. Invece avvertì i suoi superiori e si recò finalmente all'ospedale per farsi curare. La signora Collins andò con lui, stette al suo fianco e si offrì di pagare tutte le spese. I due si conobbero meglio e alla fine Liam fu abbastanza a suo agio con la donna da raccontarla anche a sua madre. E la signora Collins non poteva certo restare indifferente davanti a tutto quel dolore. Quel pomeriggio stesso contattò una delle migliori cliniche di New York e sfruttando ogni suo contatto organizzò una visita per Amanda Nelson. Liam non riusciva a credere a ciò che avesse fatto quella donna per lui e per sua madre. «Non pensavo potessero esistere persone con un cuore così grande su questa terra», le disse. Un mese dopo, Amanda venne operata e i medici uscirono dalla sala operatoria soddisfatta. Finalmente la donna era fuori pericolo. Nel frattempo Liam aveva lasciato il suo lavoro e aveva cominciato a lavorare nella compagnia della signora Collins.
era sicura che Liam avesse tutto il potenziale per scalare le vette della sua compagnia e sapeva che con il suo grande cuore e il suo coraggio meritava solo il meglio. Questo è tutto per oggi, ragazzi. Se questa storia vi è piaciuta, cliccate il video sullo schermo per altre storie simili.